Abbiamo in totale 83 guariti, abbiamo anche registrato 5 decessi, però voglio sempre precisare, quindi col totale dei decessi siamo a 34, voglio sempre precisare che la dipendenza della morte dal virus coronavirus ancora non è stata accertata per nessuno dei 34 casi, perché come sapete vengono fatte delle verifiche poi da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, e quindi poi incominceranno i colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità a darci il dato ufficiale, anche quello quando sarà. Il totale delle persone che attualmente sono contagiate da coronavirus è 1577. Di queste, 798, pari al 51% del totale, sono in isolamento domiciliare, quindi non hanno sintomi, sono asintomatici o hanno sintomi assolutamente lievi, lievissimi, da non richiedere esigenze di cure ospedaliere. 639 sono ricoverati con sintomi, quindi il 41% del totale, e 140 persone, di cui 106 sono ricoverate in terapia intensiva, 106 di cui 106 in Lombardia sono ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 140, pari al 9%. E altro dato che volevo dare è sempre il dispiegamento degli uomini e dei mezzi del sistema di protezione civile che si affianca agli uomini e alle donne del Servizio Sanitario Nazionale e delle strutture sanitarie regionali, che ringrazio anche loro, è di oltre 1800 persone, più di 1000 sono i volontari che noi oggi abbiamo impiegato. Altro dato che ritengo importante dare è quello relativo alle strutture di triage che abbiamo realizzato all'esterno degli ospedali, sono più di 283, quindi è un filtro, sono strutture di pre-triage che servono per gestire poi in sicurezza all'interno degli ospedali i soggetti positivi.